Ma questo qua deve sentire gli alieni? È perché la moglie poi a casa lo stressano e lui diceva non prende il cellulare e la moglie gli ha montato quello sul tetto. Ah. Così lui non può più dire non mi prende il cellulare, capito? È obbligato a rispondere. C'è una panchina dove posso dormire. Comunque dobbiamo andare giù ancora un pezzo su questa qua gialla finché non finisce. E sbuchiamo a Tione. A Tione andiamo in su, ancora a destra. Dobbiamo girare sempre a destra. Pinzolo andiamo verso casa. Vieni qua di fianco. La freccia. Bene fans, stiamo per ripartire dal lago di Molveno, ho fatto volare il drone ma vedete che c'è un po' di vento, in realtà non mi sembra così tanto ma mi dava l'allarme vento forte e poi in realtà non mi sembra questo gran spettacolo visto dall'alto, bello da passarci a fianco, bei colori ma è finita lì. Adesso riprendiamo e abbiamo ancora un bel po' di strada quindi vamonos. Un cerbiatto. Ti confonde? Se passi di lì un po' forte coi fari di notte vedi la sagoma. Ah sì. Ok, dobbiamo rimanere sulla strada finché finisce e poi girare a destra. Ok. Santa sdrubala. Cosa? Santa sdrubala. Hai capito? No. Santa sdrubala. Ma non vuol dire niente. Cosa? Ma non ho capito niente. Santa sdrubala. Ah. Alla quarta volta. Ehi, minchia, cos'è Astrubala? Luna Colombo, sempre sul pezzo. Quanto è buio qua. Sì, mica c'è la montagna che è altissima. Hai appena finito di dire, però qui non ci sono le montagne alte. Ti rendi conto da sola di dire delle minchiate, vero? Sì. No, ma ho capito, ma non è mica... Cioè, è tutta roccia. Non arriva mica il ghiacciaio. A parte che più sopra di dove vedi tu non puoi sapere cosa c'è. Vabbè, mi sembra una rocciosa. Ma questa strada che zitta zitta che costeggia la montagna, a parte l'asfalto che, vabbè, rivedibile. Bella. Però quanto è affascinante, era più bello fare qua le foto col drone alla strada, che non al lago che era veramente una delusione dal cielo. Guarda, facevi qua, si vedeva la galleria, tutto, un'ambientazione. Comunque queste montagne qua sono altissime e quei paesi qua sono tutto il pomeriggio all'ombra. Guarda qua che curvoni però. Anche questo, guarda che curvone. Ecco qua dobbiamo girare a destra, vedi Tione. Qua, Tione, Ponte Arche da questa parte. Tione, 13 km. Non vedo quanta batteria c'è nella Sony. Velox finto. Tione, di qua. Comano Terme, mai sentito. Neanch'io. Oh, senti come si sta bene. Sì. Oh, senti l'aria fresca di montagna. Dai, ormai la strada è una. Procedi pure. Criminalità organizzata, attenzione! È partita la cronoscalata verso verso la vallata di Madonna di Campiglio, che non so che valle sia, sinceramente, non so il nome. La chiameremo la Valle della Madonna. La Valle della Madonna. Madonna di Campiglio, la Valle della Madonna. Sai come diceva Pozzetto? E la Madonna! Mm-hmm.
Senti la frescura dei 25 gradi della galleria. Belli. Bellissimi, me li sto assaporando tutti. Ma non è questo il momento di deconcentrarsi? Galleria di Bema. Quanto è lunga, tra l'altro. Piove anche dentro. Stasera cosa mangiamo? Latte e buoni propositi? Con i buoni propositi. Ma sei diventata sorda tutto d'un tratto o ti sei rincoglionita completamente? Ma se c'è il vento! Ma che vento c'è dentro una galleria? Ma non dice anche... Vabbè, allora urla! Ma sto urlando! Io sento tanto rumore del vento. Dentro la galleria? No, anche adesso lo sento. Ho detto cosa mangiamo stasera. E dipende a che ora arriviamo. Sono le 6:30, almeno altre tre ore. Almeno. Cioè, 3 ore di strada, più tipo bisognerà fermarsi a cambiare le batterie. E 3 ore, 7:30, 8:30, 9:30, 10. Arriveremo alle 10. Dipende cosa abbiamo voglia di mangiare, se non abbiamo sbatta ci facciamo latte con cereali, altrimenti ci cuciniamo. Stiamo attraversando cittadine, boh, un po' fantasma, nel senso che... Sconosciute, boh, in mezzo al nulla. Sconosciute da noi, perlomeno. Sì, sconosciute da noi, belle, ma boh, non capisco dove... che collegamenti verso la civiltà abbiano. Probabilmente ne hanno pochissimi qua, cioè veramente sono lontani da qualunque cosa. Anche se qua c'era il passo del Daone. Baone? Boh, leggi il cartello. Daone. Passo Daone, mai sentito? Fans, se qualcuno l'ha fatto e ci sa dire com'è, cioè il fatto che non l'abbia mai sentito è un chiaro sinonimo del fatto che sarà passo finto. Magari è bellissimo. Più che altro dove scende? Infatti non capisco dov'è che siamo ubicati. Siamo ubicati tra la valle del lago di Molveno e la valle di Madonna di Campiglio. Siamo a Tione. Oh, più hanno le macchine belle, più van piano. Sì, bene, tu sei uno di loro, eh. Pinzolo destra. Dove va lui? Si chiama Val Rendena, quella di Madonna di Campiglio. Ah, Madonna di Campiglio. Dritto. E si parte! Adesso sì, fino alla prossima macchina che va a 30 all'ora. Esatto. L'asfalto molto rivedibile. Minchia, sì, la ruota mi ha seguito la crepa. Ho sentito la moto che sballottolava. Cose non belle. Siamo a Porte di Rendena. Ma è verde. Ma che c***o? Non si capiva un c***o. Meno male che lascio sempre spazio. Quella luce. L'avessi fatto io, avresti smadonnato mezz'ora. Non puoi frenare così e mi devi avvisare che io rischio di venirti addosso. Flashback. Ottimo, si è spenta. Si è spenta? Fermati là dove c'è... Dove c'è l'ombra. Anzi, qua gli siamo in casa questi. Fantastico. Cioè, tipo, giravo l'acceleratore e non succedeva niente. Sto guardando se c'è un posto con dell'ombra, perché se mi fermo al sole non si raffredda niente. Eccolo qua al lago. Porca... amore... devo fare? Non è che posso mettere la freccia, è spenta la moto. Cioè, boh, mi dici fermati. Stavo venendo addosso. Amore, l'ho visto all'ultimo. È una situazione di emergenza, non mi stare in culo. Ok, me lo dici. Ok, stai lontana. Ho la moto spenta che non va più e mi devo anche sentire gli insulti. End of flashback. Senti l'odore di fieno. No, come cambia discorso? Siamo a Borzago. E continua a cambiare discorso. Proprio nonchalance. Ancora non hai capito, perché se non rispondi... Sì, ho capito, ma non ho capito il senso. Next time I'll draw a picture. Boh, comunque... E comunque non hai capito ancora. Hai detto una frase in inglese che non ho capito. Strano. Ti ho detto che la prossima volta ti faccio un disegno. Luna, ma l'inglese? L'inglese è in Inghilterra. My name is Luna. Pronuncia fluente comunque. My name is Luna, I live in Bema e... Allora, Pinzolo, giusto? Sì. Ma sono tutor? Ma va. A parte che ci deve essere il cartello, attenzione, velocità media controllata elettronicamente. Perché ci sono queste robe? Così sei grandina ti puoi nascondere.
Ah, Osanna è Osanna è Osanna. Basta. Tutto bene. E non se l'aspettava? Vabbè, mi puoi parlare, bro. Più avanti c'è anche Sbagliatino. C'è anche Rispino. E siamo arrivati a Pinzolo. Attenzione, siamo a Pinzolo. Località sciistica, turistica, costosissima. Hai già finito? Ma è durato poco Pinzolo. Breve ma intenso. Madonna di Campiglio destra. Guarda che bello. All'antica segheria. Infatti non hanno più eredi però. Solo segheria e... Siamo arrivati sul lago di Molveno. E molto bello. Anche se una tipa ha inchiodato in mezzo alla strada senza mettere la freccia, perché lei doveva girare. E ha girato tra l'altro in contromano.